Carissimi amici della Pagonotomia, buona Pasqua. Buona Pasqua e quindi oggi video festivo, doppiamente festivo, domenica Pasqua. Giorno di ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio Matteo Preda che mi ha regalato la nuova linea della cella da provare. Quindi grazie Matteo, adesso proviamo Matteo Preda che è sempre stato un grandissimo appassionato di cella, già dall'inizio diciamo, dei suoi primi post ha recensito molto bene la storia di questa ditta che in questo momento, storico del mercato della rasatura, si propone sul mercato con una nuova linea. Cella che era famosa ed è famosa per la sua produzione di sapone alla mandorla, insomma, storica. 1899, anche riportato in questo caso, qui se ne esce una nuova linea bio all'aloe vera. Vediamo come va. Insomma, grazie Matteo quindi per il grandissimo regalo. E con cosa ci la diamo? Grazie a voi che avete votato il sondaggio che ho simpaticamente così, il sondaggio non dei dire, proposto sul sito. Ecco qua il cracked. 1933, il brevetto, 36 la produzione. Questo è un rasoio abbastanza particolare. Perché particolare? Perché vedete come si arma. È un meccanismo. Qui c'è una leva nel manico. Il materiale è lottone, così almeno dicono le fonti, cromato. Slant bar, spiral, anzi come si chiama? Spiral slant bar, ecco, vedete il pettine com'è, curvo. Questo è stato semplicemente pulito con una pasta per metalli, era un po' ossidato, ma vedete, guardate, c'è ancora la scritta intatta, insomma, Made in USA, Cracked Shave. E con questa gancio nel copriramento. Quindi cosa dobbiamo fare? Andiamo ad armare questo rasoio. Io è la prima volta che lo provo e quindi non so che effetto farà su questa roba dei 4 giorni, che effettivamente è importante, però vediamo. Con la 7 o'clock gialla che è una sharp edge, quindi un po' scorrevole, ma efficace. Quindi vediamo se questa rametta riesce a combinarsi con questo rasoio che ha quasi 90 anni. Sì, no, 99, però sì. Comunque, vediamo subito come armarlo, no? Vediamo come armarlo. Perché comunque non è così semplice, è diverso dagli altri, no? Ecco, la lama è questa. Il coprilametta, ecco, il gancio è questo. È quasi un'aquila di profilo questo gancio, no? Il profilo aquilino. Quello è un'aquila, un rapace. Il pettine va a chiudere e a torcere la lama. E fin qua ci siamo. A questo punto, con questo manico che ha all'interno, qui l'autofocus come al solito non ci viene in aiuto, però un perno, si va a fare leva e facendo zero non tagliarsi, ta, ecco qua. E il rasoio è armato, e mi sembra anche abbastanza esposto. Ora, è chiaro che questo meccanismo non è che sia proprio. Cioè, diciamo sicurissimo, nel senso che magari uno può sbagliare, però tiene, cioè, non, è solido. Chiaro che basta una pressione per disinnescarlo, però mi sembra che tenga, insomma, mi sembra che sia abbastanza sicuro, ecco, per quello che dobbiamo fare noi, per raderci. Bisogna portare un minimo d'attenzione, che stiamo parlando di un rasoio di un progetto di quasi appunto 90 anni fa, quindi. Bisogna avere anche, come dire, la cognizione, stiamo parlando di un oggetto molto vintage, quasi storico, quindi americano. Mi dice, segnalatomi tra l'altro l'amico Paolo, come uno dei pochissimi, se non l'unico, ce ne sono due, progetti americani di Slant Bar. Questo è quello che mi dice Paolo, che saluto, della pagina di Facebook.
che mi ha segnalato questo rasoio, come me ne ha segnalati altri, devo dire, uno molto competente. Grazie. Quindi altro ringraziamento per la segnalazione che mi ha permesso negli mesi di trovare questo rasoio, perché non è facile da trovare in queste condizioni. Non è facile da trovare. Questo va detto, bisogna avere fortuna e seguire un po' le aste, vedere cosa viene fuori, insomma. Come adesso abbiamo un altro rasoio, ho messo a bagno l'Omega in tasso nero Barber Pole, il cui modello non mi ricordo mai, ma ve lo scrivo sul... Eccolo qua, fantastico tasso, tasso nero. E andiamo a montare nella ciotola di Rocco Contini. Allora, ciotola di Rocco Contini, ho un annuncio da fare. E una precisazione. Allora, Rocco, che io saluto e ringrazio, sì, diciamo, si adopera in questa iniziativa da qualche anno di produrre piccolissime, diciamo, piccole quantità di ciotole che vengono realizzate da artigiani pugliesi, artigiani di grottaglie di queste zone che hanno questa tradizione di lavorazione della terracotta, però sono chiaramente produzioni limitate, quindi è difficile da trovare. Tanti dicono: ma perché dove posso acquistarla? Se è finita la produzione, non si può più acquistare. Quindi, però, prossimamente è stata, diciamo, io posso anticipare con l'autorizzazione di Rocco, che mi ha chiaramente autorizzato a dirlo, uscirà una nuova linea diversa da questa, ma magari anche più efficace, no? Con delle idee che sono state portate nella realizzazione della ciotola per amplificarne, diciamo, la potenza di montaggio. Prossimamente vedremo, insomma, questo è chiaramente sarà un'edizione limitata. Potete contattare poi lui direttamente sulla sua pagina di Facebook diciamo, il limite, ma anche il valore aggiunto delle edizioni limitate, perché non si tratta di lui fa tutt'altro nella vita, come io faccio tutt'altro nella vita di un lavoro, quindi è una passione e che finiscono, e quindi tanti magari possono rimanere senza l'oggetto, però sapendolo prima, magari, insomma, muovendosi. Comunque questo è quello che al momento è dato sapere. Prossimamente novità sul fronte ciotola di Rocco Contini. Grazie Rocco, comunque, e tu sai perché. Comunque, allora proviamo questa crema da barba Cella, novità pasquale, dai, che da qualche settimana diciamo, negli store. Ecco qua. Ringrazio ancora Matteo Preda, che me l'ha regalata, e veramente grazie per il gesto. Ecco qua, ho tolto la pellicola di protezione. Vediamo già subito che Cella, un po', come dire, si trasforma, nel senso che c'è tutta una spiegazione, cioè, rispetto ad esempio alla prima crema che avevo acquistato, che era una crema così molto più, diciamo, terra terra. Questa è già assolutamente evoluta. C'è la spiegazione in inglese, c'è la spiegazione in italiano, ci sono tutti i marchi, operatore certificato, insomma, si vede chiaramente un'evoluzione, insomma, di Cella, che vuole probabilmente crescere e aumentare il proprio valore aggiunto, no? Quindi aumentando ancora di più anche il packaging, come si chiama, no? Ecco. Oltre che la qualità del prodotto, che chiaramente è sempre stata elevata, quello non si discute. Allora, mettiamone una quantità, sufficiente. Io direi che così può bastare per un montaggio. E notiamo subito che è una pasta abbastanza dura, questa crema da barba non è liquida assolutamente, è abbastanza dura. La richiudiamo, un tubetto in plastica rigida, quindi non si piega. Andiamo con il pennello tasso nero, lo bagniamo con un po' d'acqua, fa caldo,
barbata di Pasqua, le pulizie di Pasqua. Una volta si facevano le pulizie di Pasqua. Ecco qua. Andiamo a allora, il montaggio prende, chiaramente con il tasso, voi sapete, come io vi ho più volte specificato, che non bisogna, in teoria, fare movimenti circolari. Un profumo gradevole, non particolarmente invasivo, elegante, anche questo profumo qua, devo dire che ecco, vedete che chiede acqua questa crema, no? Con l'acqua abbiamo già, vedete, aumentato di moltissimo il volume del montaggio, che io non posso spingere particolarmente proprio perché con il tasso devo fare attenzione. Ma secondo me, già, voglio dire, se volessimo un montaggio molto solido potrebbe andare bene, ma io voglio un più d'acqua, perché i montaggi troppo solidi vanno bene per, come dire, sentirsi più protetti, ma limitano la scorrevolezza della lama. E siccome questa è una lama affilata come la Gillette 7 o'clock, su un rasoio che non ho mai usato, io voglio essere scorrevole oltre che protetto. E siccome Cell già mi proteggerà, no? Adesso iniziamo a avere una consistenza. Comunque monta bene, devo dire che chiama acqua, ma monta molto bene. Sciacchiamo il viso. Allora, iniziamo. E vedete come nonostante io abbia aggiunto acqua, la consistenza è importante. L'autofocus che ogni tanto sclera. Tasso sulla pelle eccezionale, e qui adesso andiamo alla prova del 9 con il nostro Cracked. Allora, la lama si sente tutta. La lama si sente tutta. Temo per il mio foretto sul collo, perché vedo che ho un foretto. Questo non credo che perdoni molto, Ha un'esposizione più che notevole. Primo utilizzo, quindi anche l'angolo di rasatura è da prendere, ma il fatto che la testa sia molto piatta da pensare a un angolo di rasatura aperto. Evitiamo di segarci il naso come l'altra volta, con questo piccolo accorgimento che poi
utilizzo sempre, che permette di andare a radere anche a fondo sotto la narice, senza mettere a repentaglio la nostra cartilagine. Allora, primo passaggio è andato, il poretto è tenuto per ora. Questo rasoio progettato, sta col viso intanto, progettato in Oregon, sta facendo un lavoro molto pesante, perché in prima passata mi ha tolto l'89% della barba e me l'ha anche fatto sentire, non è che mi ha fatto sconti. Quindi il rasoio, diciamo, non proprio per principianti. Anche se devo dire che, essendo questo il primo utilizzo, io stesso sono un principiante di questo rasoio, perché non ho confidenza con l'angolo di rasatura. Che vedete, sta quasi piatta, anche se slant, spirale addirittura, come loro la definiscono. Quindi io direi angolo ampio, no? A naso. Un bello obliquo. Ecco, nell'obliquo, come sempre, quando il rasoio è molto efficace sul pelo, scorre molto di più. Perché? Perché la pelle è più idratata, perché c'è meno barba. Ecco, forse vedete, rimane ancora un po' di sapone, perché va pulito molto bene, perché chiaramente canali scolo. Sì, angolo ampio, eh. Scorre meglio. Scorre meglio. E rade di brutto. Qui il poretto, speriamo che regga. Ecco, ora attenzione. Sentiamo ancora l'aria. Direi che è andata, anche il pubblico, adesso non girerò più niente. Forse qua c'è ancora qualcosina. Facciamo un contropelo rapido. Capo il viso.
La crema continua a tenere, il montaggio sempre sullo stesso, non ho dovuto fare delle aggiunte, quindi buona resa. Paolo, che ringrazio ancora per aver segnato questo rasoio, che mi ha segnalato ieri, tanto non ci sono segreti, non sapete, niente di un'offerta che io subito ho approfittato. Tra l'altro, chi è interessato possiamo mandare anche indicazioni per un altro rasoio che stavo cercando da tempo, che è il rasoio di Occam, che è un single edge. Che costava tantissimo, adesso costa poco, tra virgolette, poco sempre, tra virgolette. E io, come un falco, dopo lui mi ha detto: guarda, c'è questa opportunità, mi sono avventato. E quindi tra qualche, non so, ci vorranno 20 giorni, non lo so. Ma quando arriverà, magari facciamo una natura. Il contropelo sta andando. Tranquillamente. Ormai la confidenza è aumentata. La barba non c'è più. Ma davvero non c'è più. Benissimo, asciughiamo il viso. Andiamo a pulirci. Il poretto è salvo, ed era pericoloso questo perché poteva rompersi. Però in questi casi cosa si fa? Ecco, ne approfitto per... In questi casi non c'è la sicurezza matematica di non rompere il poretto, no? Però bisogna andare più piano sul punto e passare magari una volta in più piano, però, cioè leggeri. Ecco, questa è la cosa che può fare. Poi è andata bene, non è la mia abilità in questo caso, così come non era... Un grave errore quello del naso, sono cose che succedono, a volte va bene, no? A volte si fa una stupidaggine, una mossa sbagliata e capita il taglio. Quindi diciamo che non ci sono, come dire, grandi segreti. Allora, come si disarma il rasoio? Come vi dicevo prima, no? Ecco così. Attenzione, ovviamente, si sfila. Attenzione, ovviamente, in realtà, non toccare il tagliente. E poi ecco la nostra lama, è rimasta qua. La si con molta attenzione estrae e va a finire nel suo cimitero. Ecco qua, particolarissimo questo rasoio, che io non ho mai visto un rasoio con questo meccanismo. Allora, facciamo un attimo di pulizia dei ferri del mestiere e allora, il cracked spiral slant bar, eccolo qua, lo rimontiamo.
Che dire, rasoio molto particolare, molto efficace, non è facile, come dire, da interpretare, va capito, rasoio molto tecnico, e alla fine, poi, come dire, è una banalità, però testa piuttosto piatta, quindi angolo aperto, ed al meglio. In prima passata è chiaro che morde, però non, a fin di bene, nel senso che comunque. Gestendolo nella potenza di taglio, il pelo è andato via praticamente tutto. Chiaro che, nonostante una lama come la 7 o'clock, che scorrevole, ma tagliente ma scorrevole, si sentiva. Pennello non era, ripeto, una novità, questo tasso nero dell'Omega, eccezionale sul viso. Anche in fase di montaggio ho fatto solo vere, quindi la certezza. Quindi certezza e scoperta, diciamo, interessante, anche perché stiamo parlando di un pezzo raro e di un pezzo di quasi 90 anni. Quindi. Passiamo alla crema, cella. Allora, molto pastosa, quindi stupisce di vederla in un tubetto, sarebbe bene anche in una ciotola per dire, però monta bene, chiama molta acqua e la fragranza è piacevole. Io l'ho trovata molto gradevole, molto elegante. Devo dire la verità, io non sono un grande amante della mandorla, questa l'ho trovata, mi piace di più, arrivo come un livello olfattivo, non solo perché a me personalmente la mandorla non è che fa impazzire, però mantiene le qualità di cella, di appunto protezione, di consistenza, e il montaggio tiene appunto assolutamente bene, tre passate, caratteristiche appunto protezione e buona risposta al montaggio in ciotola. Io non l'ho mai provata, per la prima volta che questa che la provi, ma in ciotola monta veramente bene e permette, visto che chiama abbastanza acqua, di calibrare bene il montaggio, cioè non è che una goccia in più sballa il montaggio, no, questa qua permette di calibrare bene. Aloe vera, quindi dovrebbe essere ancora più protettiva grazie ai fattori dell'aloe. Andiamo con il Levobarba, eccolo qua, sempre della stessa linea, aloe vera. Delicato, ma con un profumo anche qua elegante. E non me l'aspettavo così, me l'aspettavo diversa. Comunque molto elegante, molto raffinata, direi anche. Come profumazione non banale, una profumazione complessa, diciamo, però mi piace, insomma, mi ricorda quelle profumazioni eleganti, addirittura con note, dico io, che però non ho un naso eccezionale inglesi, mi piace, insomma. Tutt'altra cosa rispetto alla mandorla, per dire, no? Cioè, quindi, però, siamo su mondi diversi. Questo l'apprezzo, insomma, mi è piaciuta molto come. E poi non brucia, no, forse sarà che sono fatto la barba in maniera corretta, ma comunque rinfresca, ma non brucia. Insomma, questa è la sensazione del momento, perché ripeto, è la prima volta che lo provo, quindi non. Grazie Matteo, ancora una volta. E boh, cosa dire? Buona Pasqua. E il sondaggio ha visto prevalere il Cracht, che era in competizione con la Federer SD2, che se avrò tempo, speriamo, proveremo domani a Pasquetta, con l'ormai di un giorno, che vabbè, però con il Federer si può, perché il Federer è proprio fatto in modo che da poter radere anche barbe di un giorno, quindi
l'idea che qualcuno ha avuto, non mi ricordo più chi, di dire ma allora facciamo due rasature, si può fare se trovo il tempo. Io vi ringrazio, ancora buona Pasqua alle vostre famiglie, divertitevi, mangiate, bevete, insomma, tranquilli, oggi è festa. E domani ancora di più, perché domani si fa il grigliatone di solito, no? Buona Pasqua ancora a tutti e buona barba a tutti.